Ciao ragazzi, allora nel video di oggi volevo farvi vedere come pulisco la trasmissione della mia bicicletta e i prodotti che uso, un po' il procedimento con cui io pulisco la trasmissione. Faccio vedere cosa ci serve per fare questa operazione. Uno sgrassatore, lo sgrassatore Makoff apposito per catena, per trasmissione. È sempre meglio usare un prodotto specifico. In alternativa possiamo usare anche uno sgrassatore tipo Chantecler. È sempre meglio utilizzare un prodotto specifico, possiamo usare anche tipo questo qua. Vi consiglio sempre di diluirli con acqua. Magari fate una soluzione metà e metà, perché questi sono molto aggressivi e potrebbero rovinare un po' delle parti di vernice. Poi, sempre per la pulizia, spazzolini, vabbè, questi qua. Questo è uno spazzolino da denti, questo qua invece è un attrezzo, sono praticamente due spazzolini tenuti insieme dallo scotch, poi vi faccio vedere come utilizzarlo. E poi vabbè, ho anche questa spazzola per la trasmissione. E poi invece per la lubrificazione, io qua in officina ho questi due prodotti, questo qua che è un olio da asciutto sempre della Makoff. Questo è un buon olio, ve lo consiglio, l'unica cosa è che non dura molto, diciamo, quindi questo qua va messo abbastanza spesso perché dopo due o tre uscite la trasmissione comincia di nuovo a cigolare un po'. Però è un buon prodotto perché non si accumula troppa sporcizia, quindi questo è da asciutto e poi ho questo della WD-40 che invece è per bagnato. Quindi se usate la bicicletta in condizioni di bagnato, dove l'acqua può dilavare via l'olio, questo qua è un olio un po' più persistente. L'unico problema è che con questo la trasmissione tende a sporcarsi un po' di più. È meglio usarlo solo nelle stagioni invernali o se si usa la bici in condizioni particolarmente umide, di bagnato, eccetera. In questo metodo vediamo come pulire la bici con l'ausilio della pompa dell'acqua. Ok, quindi per prima cosa andiamo a dare una prima sciacquata alla trasmissione per togliere il più grosso, anche sulle pulizie del cambio. Poi prendiamo il nostro sgrassatore e lo applichiamo su tutta la trasmissione. Facciamo girare così la catena si impregna bene, bene sul cambio, sul deragliatore. E poi con le nostre spazzole cerchiamo di dare una bella pulita al pacco pignoni. E poi con il nostro attrezzo, vedete questo qua lo inseriamo tra la catena, la facciamo scorrere e questo pulisce bene tutta la catena. Fatto questo, andiamo a risciacquare la trasmissione, sempre con la pompa. Risciacquato il tutto, con un panno andiamo ad asciugare bene tutta la nostra trasmissione. Possiamo anche con un compressore spalare via l'acqua in eccesso, se no anche con uno straccio. Ok, quando la trasmissione è pulita siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, non ci resta che lubrificare. In questo caso io uso il Makoff, quello l'olio d'asciutto che vi ho fatto vedere prima. Allora, individuiamo se c'è nella vostra catena la falsa maglia, così sappiamo dove partiamo e finiamo esattamente nel punto dove abbiamo iniziato. E basta appunto un giro d'olio sulla catena, non serve esagerare. Partiamo dalla falsa maglia e facciamo girare la trasmissione al contrario, così una goccia di lubrificante cade in ogni maglia, finiamo tutto il giro, poi diamo una girata, poi prendiamo un po' di carta, togliamo l'eccesso, soprattutto sui lati esterni della maglia dove l'olio non serve. L'importante è che l'olio penetri all'interno dei rullini e che siano ben lubrificati. Per evitare sporcizia nella trasmissione possiamo prendere un pezzo di carta, puliamo l'esterno della catena, togliamo l'eccesso e siamo a posto. Ok.